Ragazzi, abbiamo deciso che ognuno di noi scriverà una letterina a Babbo Natale. Wender è arrivato con la sua. Sì. Siamo allora, pronti? Posso andare? Base natalizia. Prego, okay. Ci mancherebbe. Sì, via. Vuoi andare subito? Vai, sì, dai. Vai. Ciao Bello Barba. Com'è? Chi è Bello Barba? Bello Barba sarebbe Babbo Natale. Sì, infatti. Volevo chiederti prima una cosa, un po' personale. Ah, giusto. Quanto ti dà la Coca-Cola per vestirti per 15 giorni all'anno da Gabibbo vecchio? È sua. Fanno cazzi suoi. È una domanda che si fanno anche i bambini. Io ti la Coca-Cola ha comprato i diritti di Babbo Natale, ha colorato la Coca-Cola, si sa sta roba. Quindi lui, allora, vabbè, poi gli metterò anche un dipendente. È un forfait, un forfait. Io ti consiglierei per il prossimo anno di metterti le Vans e un giubbotto di pelle, che così magari ti scanni la mamma mentre il bimbo dorme. Ma adesso, scusa. Se è single, cioè, giusto? Se è single, certo, sì. Cioè, anche lui c'ha il pene, non ho capito, ecco. Il pene Natale. Ora passiamo alla lettera, ecco, alla mia. Sì. Oh, concentrati che ti devo dire delle cose. La persona anziana, Stai calma. Fai brutto, scusa. Che cazzo fai, coglione? Qui c'è la baba, scemo di me. Cazzo fa? È stato un anno molto particolare. Sì. Ma non mi va di dirti i cazzi miei, tanto a te cosa importa? Vabbè, adesso metterla subito giù due. So che hai messo la mail per le richieste dei doni, ma io invece continuo sempre a mandartele al tuo vecchio indirizzo in piazza Folletto 25 Lapponia. Cazzo, insgamabile proprio la casa. Allora, io ti volevo chiedere un divano letto per non dormire per terra da due anni ormai. Ah, a questa parte. Perché? Scusa, zitto Marco. Ma fortuna che non sono in una macchina a dormire. Sì, ma so. Sì. Però scusa, vorrei aggiungere una cosa. Io metterei una postilla. Se vai avanti così, a furia di cambiare donne, secondo me il prossimo passo è il baule della macchina. Posso già guardare. Cambia divano, non donna. Okay. Riparti che dall'inizio alla frase. Allora. Ma so che ci ha già pensato Riccardo Corredi. Ecco, il divano, il letto. C'è. Quindi andiamo avanti. Ora sono papà da 10 anni e quindi vorrei poter ricevere sotto l'albero una bustina con dentro 10.000 euro per pagare l'apparecchio ai bambini. Vabbè, ma che roba triste. Scusa, cazzo, è bella sta cosa. È una roba tipo Oliver Twist. E poi altri 5.000 euro per il corso d'inglese, sempre per i bambini. Per i bambini. E siamo a 15.000 euro. Così non crescono. Oh, un coglione, segnatelo. Dimmi. Così non crescono ignoranti come il padre. Sì. E poi vorrei che facessi cagare le renne in testa a tutte quelle persone che creano guerre inutili togliendo a tutti i bambini gli anni più belli della loro vita. E questo è molto da Miss Italia. Questo è importante. Ma tanta merda proprio. Da brutta troia proprio. Questa è una bella dichiarazione da troia proprio. Non è un complimento. Che cazzo fai, coglione? Adesso perché mi stava guardando male. Ma chi? Babbo Natale. Ma non c'è. Adesso però arriva la cosa più importante per me. Una cosa che ho sempre sognato fin da bambino, ma purtroppo alla fine degli anni 70 in Italia non c'era un cazzo di vestito da supereroe. Certo. Ma c'era solo Zorro, Remy e i cowboy con il cappello in carta merdosa. Questo è vero, non ricordo. Quando pioveva a carnevale. È vero, tu te lo ricordi, no? Vorrei poter ricevere il costume di Superman di Christopher Reeve. Sì. Ma non il suo. Perché lui non aveva la pancia. Okay. Ciao bello. Cazzo vai coglione. Bella, bravo. Però so che Wender ha un desiderio. Vorrebbe chiamare una persona per fargli gli auguri. E siccome questa persona ha accompagnato lo zoo per un sacco di tempo e lei è innamorata di Papa Francesco, le facciamo un regalo noi. Sì. Mi raccomando, adesso io farò finta di essere Padre Pollo e siamo nel convento tutti insieme. Ma nel convento stanno le suore. Sono le 3:10, siamo in diretta, quindi questa telefonata sarà in diretta. Se la signora bestemmia non è usa. Ma non si sa mai, sai come sono ste vecchie che impazziscono. Fatemi domare, registra la chiamata. Pare che la quarta dose abbia la bestemmia dentro, è una roba. No, occupata, com'è possibile? È possibile. Ma che si chiama lei Domenica? Si chiama? Sì, sai Domenica. Se l'ha chiamata una moschea per farle uno scherzo? Tutte le religioni le fanno uno scherzo. Gli ho spedito il panettone, ragazzi. No, ma sul serio? Sì, l'ho spedito io. Posso fare un prete io che ogni tanto entra? Cioè posso? Mi raccomando Marco, che qua me la bruci. No, è impossibile, ragazzi, che sia occupato. Scarichiamo la pubblica e proviamo dopo. È impossibile, vi ho dato il numero prima perfetto. È qua, ce l'ho qua. Toh. 30, dai, mettiamo 30 secondi di pubblicità e rientriamo. Dai, così almeno recuperiamo. Vai Pippo, dai, così la buttiamo. Oh, scusa, stavo leggendo i nomi dei nostri ascoltatori, dei parenti. Cioè, questo. Allora, aspetta. Sofonisba. Come Sofonisba? Un nome molto popolare. Nonna Sofonisba. Sì. Poi. Aspetta, ce ne sono altri. Dei nomi allucinanti. Mia madre si chiama Livia Palmira Attilia. Se ti può consolare. Ripalta è la protettrice di Cerignola. No, Cerignola.
c'era il ecco perché c'è un po' di terrone. Allora, allora attenzione, riproviamo la, la signora, la signora Domenica. Non sta rispondendo, aspetta, cazzo. Sono occupato, porca puttana. C'è un altro tempo. Pensate che stamattina ho speso 35 euro di panettone spedizione. Che bravo che sei. Sì, sì, bravo, è arrivato il panettone bravo, buono, quello lì. Che bravo che sei. Ma mi sembra il minimo per una nonnina. Volevo mettergli dentro una Bibbia, con una, un, però ma mi no, sembrava troppo. Poi non sa la leggere. Bibbia, però scritta da te, male. Cioè, malissimo. Roba, malissimo. Ma vediamo, ce l'abbiamo, Pippo? No, niente, niente, non risponde. Non c'è. No, no, che delusione. No. Scusa, aspetta un attimo, dimmi. No, fisso, fisso. Fisso. Ah, prova il cellulare. Prova. Vabbè, ragazzi, se volete possiamo recuperare chiamando in diretta Santina e mettendo a dura prova. No, no, a dura prova anche quest'anno è no, l'usanza no, dello zoo. No, a fine stagione. Con Domenica. No, chiudiamo si, in si augura una buona Pasqua a Santina. Dai, e... facciamo sempre l'ultimo giorno, non tre giorni prima. Hai ragione, hai ragione. Porta male, porta male. Hai ragione, hai ragione. Volete che vi racconto un po' della signora Domenica? No, non ce ne frega un cazzo, vogliamo sentirla al telefono. Eccola. Ciao, ciao. Non me l'ha mai dato il cellulare. Se gli dico che me l'aveva dato, boh, l'imbarco. Dai, signora, però. Dici che te l'ha dato San Giuseppe. Pronto? Se... Pronto? Domenica? Ciao. Ciao, ti disturbo. Sto guidando veramente. Stai guidando tu? Sì, sto guidando. Allora, accostati un attimo che ti devo parlare, ti devo dire una cosa. Ah, ok, aspetta che sì. Allora. Sì. Va bene, bravo, okay. Così. Come stai? Tutto bene? Sì, 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 tutto bene. A posto. Senti, tutto... allora ti avevo detto, sei accostata? Sì, 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 bra- sì, bra- sì. Brava, così. Allora, senti, io ti avevo promesso che ti avrei fatto gli auguri di Natale. Sì, ok. Allora, sono adesso con Francesco, il Papa. Te lo passo un attimo. Sì, 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 sì. Mi raccomando, una cosa veloce perché poi abbiamo da fare. Ok. Te lo passo. Ok, grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Tanti auguri, Dominga, y vamos Argentina, y vamos, grazie. Vamos. Argentina va a salir campeón, se lo dedicamos a todos, la reputa madre que lo reparó. Grazie, Papa Francesco. Tanti auguri, Dominga. Grazie, auguri anche per il... Per il vostro compleanno già fatto. Sì, il mio compleanno, abbiamo bevuto tanto vino, una grande festa per l'Argentina e per il vino. E il ginocchio va molto meglio, grazie che mi hai mandato gli auguri. Grazie, grazie, grazie. Buon Natale. Buon Natale e mangia tanto panettone, eh? Con il diabete che abbiamo, Sei buon sangue, sei buon sangue. Padre, mi scusi. Sì. Padre, mi scusi, dobbiamo andare, c'è il rave adesso con le zoccole. Ah, il rave, il rave. Allora, beh, voi al rave. Un abbraccio grande. Un abbraccio grande. Ciao, Domingo. Ciao, Domingo. Eccomi, sono qua. Senti, noi adesso andiamo che c'è il rave e... Niente, ti auguro un buon Natale. Grazie, mi hai fatto un bellissimo regalo. Lo so, lo so. Però adesso, prima di chiudere, un Ave Maria. Ok, Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Santificato il tuo nome, regno, così in cielo, così in terra, dacci oggi il nostro augurio quotidiano, sempre stereo, volume 2, compilation. Amen. Ciao Domenica. Ciao, tanti auguri, buon Natale. Guida piano. Ciao. Ciao, buona, ti voglio bene, ciao. Un abbraccio forte e pure a Papa Francesco perché mi hai fatto un bellissimo regalo. Lo so, ciao, vado, okay, devo andare, ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Ma cosa gli hai detto? Non lo so, una canzone del tipo argentino che dice l'Argentina diventerà campione, no. Tu e la puttana di tua madre. No, no. Almeno credo, io l'ho sempre sentita in curva del bocca. Oh, amore, che è lei, ma quanto è bella! Pobrecita, pobrecita. L'innocenza, l'innocenza proprio, che bella.